Alessandro, servivano 3 punti, 3 punti sono arrivati, una prestazione in cui per buona parte avete fatto un po' tutto voi, però nei momenti importanti non sono arrivati errori, è stata una prova buona. Abbiamo fatto decisamente tutto noi, anche se loro qualcosina di buono l'abbiamo fatto, non abbiamo battuto bene nelle ultime partite, questo ci ha creato qualche problema, abbiamo fatto molti errori, soprattutto nei primi 2 set, un po' poca qualità in tante situazioni impreviste, è una cosa che dobbiamo migliorare. Ho chiesto ai ragazzi di provare a gestire il gioco in toto, soprattutto contro queste squadre qua, è una cosa abbastanza complicata, non viene facilmente. Sono contento che nei momenti decisivi siamo riusciti ad accelerare e prendere quei punti di vantaggio che siamo permessi di vincere. E non giocando bene, vincere 3-0 non fa male, e soprattutto siamo cresciuti nel corso, il 3-7 l'abbiamo fatto meglio di tutti gli altri, sistemando alcune cosine, siamo riusciti a non farci prendere dal nervoso come era successo magari in Montichiari, quindi un piccolo passo avanti. Squadra che è riuscita a gestire bene anche le situazioni in cui Firenze in qualche modo si è riavvicinata, sempre stato, diciamo, resettato tutto e ricominciato a macinare il gioco nella maniera giusta. Sì, penso anche al secondo set dove per il grosso del merito nostro e merito loro sicuramente siamo stati sotto fino all'inizio, non è stato un momento intorno al time out tecnico, intorno al 12 siamo passati avanti, abbiamo preso un piccolo margine che abbiamo tenuto fino alla fine e dobbiamo lavorare, ce lo dico sempre, l'ho detto anche post Piacenza, siamo un cantiere aperto che a tratti riesce a giocare molto bene e non è facile giocare contro queste squadre per i soliti motivi che diciamo, a parte le solite frasi fatte, non hanno niente da perdere, provano tutto per tutto, hanno difeso tanto, hanno dato fastidio, ci hanno ridato 1000 palloni da giocare, dobbiamo imparare a gestire meglio. Adesso è una settimana dove potrai lavorare un po' di più prima dell'altro sprint, diciamo. Sì, questa settimana è importante soprattutto in prospettiva di quello che verrà dopo, che ci sono altre partite ravvicinate e oggi almeno chiudiamo con 9 punti un ciclo che non era così scontato, non era così facile, bene perché comunque si sta crescendo, bisogna andare avanti su questa strada.